Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati qui sulla Pallegne Farming Simulator 22. Ciucciu. Allora, mi ero preso un paio di giorni di riposo vocale sul canale, come avete notato ho fatto meno video, è uscito meno roba in questi ultimi due giorni, perché ho voluto riposare un po' la vocetta, perché questa settimana per quanto riguarda la vocetta è stata un po' disdicevole, ho avuto tanti cali, problematiche, quindi ho allentato un paio di giorni e devo dire che sto un pochino meglio, quindi ragazzi rieccoci in pompa magna qua con i video a pieno regime, insomma, torniamo a pieno regime. Siamo sulla Pallegne, abbiamo cominciato la nuova attrebbiatura, quindi la nuova attrebbiatura del frumento. Abbiamo visto l'altra volta l'attrebbiatura dell'avena, abbiamo iniziato, che era latte d'avena se non vado errato, spero di ricordarmi bene, o di soia, che era latte d'avena o di soia, mica mi ricordo, era latte d'avena, come vedete ce n'abbiamo un bel po' d'avena là dentro, però come vedete abbiamo finito il farro, abbiamo già finito il farro, il frumento, eccetera eccetera, e quindi adesso mettiamo giù nuova roba. Perché la farina qua mi dice in distribuzione quando in realtà qua è piena? Ah, qua è piena perché purtroppo ragazzi il negozio della farm è lentissimo, vedete? Il negozio della farm è lentissimo. A questo punto, visto che abbiamo la produzione in pratica bloccata, io direi di andare a vedere il forno del paese, perché mi pare di ricordare che c'era anche il forno del paese, se non vado errato. Allora, concessionario, ragazzi, io mi ricordo che c'era più di un forno. Cocce Espresse, Mercato Agricolo, forno, eccolo, perché casomai la mettiamo in distribuzione anche, ecco qua, questo è il forno del paese. Prendiamo in affitto anche il forno del paese e facciamo il pane anche dal forno del paese, vai, così la mettiamo in distribuzione pure qua. Dovrebbe andare in distribuzione pure qua, in entrambi i forni dovrebbe andare in distribuzione la farina. Sì, sta in distribuzione, quindi piano piano, così ragazzi abbiamo affittato anche il forno del paese, ci siamo tolti subito anche questa cosa qua. Allora, adesso datemi un attimo che facciamo questo scarico di frumento. Tanto ci vuole prima che riempiamo tutto qua, raga. Ci vuole. Amici, avete visto che è tornata la Pallegne? Lo dovete sapere per forza, ragazzi. Se mi seguite lo dovete sapere, perché ci ho fatto un reel ieri su tutti i miei social, su Facebook, su Instagram e su TikTok. Quindi ho fatto dei reel praticamente... Oh, ma perché non mi scattatemi un attimo, ci ho fatto anche uno short qui su YouTube. A tal proposito vi voglio sempre invitare a lasciare un bel like, ad iscrivervi se non siete iscritti, per rimanere sempre aggiornati sulle novità di Farming Simulator e non solo. E poi vi ricordo la mia piattaforma Viola, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Amazon Prime potete addirittura abbonarvi gratuitamente al canale, aiutandomi e sostenendomi, cari ragazzetti. Allora, a posto, ritorniamo sui campi e torniamo a raccogliere il frumento, cosa molto importantissima. Quindi adesso abbiamo due forni. Vi volevo far vedere anche il compost, è pronto pure il compost, ragazzi, che è velocissimo, sia come compattazione o compattamento, chiamatelo come pare, sia come fermentazione. Ci mette un giorno, quindi tanta robina per quel compost là. Allora, datemi un attimo che qui devo stare concentrato sulle strade, perché sennò è un macello, non ritroverò mai la strada della farm. Eccomi qua che l'ho ritrovata, amici ascoltatori.
Amici ascoltatori, ho ritrovato la strada della farm. Eccimi. Mo giusto per un calpestà. Sì, ma ste due piante qua. Mamma mia, due piante odiose. Scusatemi. Tasto H, vieni in mio soccorso. Tasto H. Cioè, ma come si fa che tu non metti le strade tra un campo e l'altro? Quindi uno è costretto a camminare sull'erba e tu in mezzo a quella strada d'erba mi ci metti due piante. Così io per passare qua devo per forza calpestare il capo. Cioè, io dico, no? Dopo dici che Robbimello si arrabbia. Allora, SOS carro. Una volta c'era SOS Tata, non so se ve lo ricordate il programma SOS, non so se lo fanno ancora. Ma comunque Robbimello fa SOS carro. Eccimi. Carichiamo. E poi prima di cominciare un attimino a trebbiare, a parte che mo metto l'operaio qua, vi voglio far vedere anche il compost, che qua sul tubetto non ve l'avevo fatto vedere. Per trebbiare abbiamo scelto, l'ho fatta scegliere dal mio amico Stefano in live, una bellissima case 9250 o 9250, chiamatela come vi pare, con la lama da 13 metri, in modo che ci sbrigamo e ci togliamo questa operazione dalle scatolette il più velocemente possibile. C'ho sempre la mod della resa delle colture, quindi è per quello che vedete parecchia resa, che abbiamo già di nuovo riempito il carro. Allora, adesso rimetto subito l'operaio in modo che io intanto vi faccio vedere. Vediamo che va dritto, raga. Che credo poco che vada dritto, Vabbè, infatti lascerà sicuramente. Vabbè, chi se ne frega. Vi faccio vedere, ho comprato una cubotina qui e per gestire un po' tutte le serre, eccetera, eccetera. Eccolo là il compost, vedete? Il compost è già bello che pronto. Eccolo lì. Perché sennò, ragazzi, veramente c'era da spendere un po' tio in compost. Anche se devo dire, queste serre producono parecchio e non consumano eccessivamente tanto, ragazzi. Non, anzi, direi che consumano anche poco. Quindi io ve le consiglio a tutti. Non sono per niente male. Oh, K. Adesso giusto due bennate, una qui una là, giusto per mostrarvi un po' il procedimento. Ok, col mio cubotino bellino, come vedete è pronto anche un po' di scarto, lo scarto organico, diciamo il rifiuto organico, che tra l'altro poi quello lì lo possiamo ributtare in trincea per rifare insilato. Quindi voglio dire, riutilizziamo anche i nostri stessi scarti per praticamente per non buttare via nulla. Ma il vigneto è fertilizzato, sì. Fertilizzato al 100%, perfetto, pure lì. Allora, torniamo qua. Metto un attimo, datemi un attimo. Tolgo l'operaio, cerco di recuperare sta strisciata che ha lasciato. Però la stava recuperando anche lui, Bravo l'operaio che rascenta la perfezione. Oggi è lunedì, ragazzi, la vedremo qualche mod degna di questo nome? Speriamo, ragazzi, speriamo. Speriamo veramente e vivamente. Poi, ripeto, anche lì, degna di questo nome, dipende sempre dai gusti, ragazzi. Io ho letto un commento ieri che addirittura elogiava una mod che a me ha fatto venire i brividi, ma non di bellezza, i brividi di bruttezza, cioè la Wide Span Vehicle System, cioè che è piaciuto. Ma no, attenzione, io non è che critico bruttezza perché la mod è fatta male, perché la mod è fatta benissimo, il lavoro dietro ce n'è, perché comunque anche la mod più inutile e più bella dietro ha del lavoro, bisogna sapere modellare, bisogna saper programmare, il modder ci passa ore, quindi bisogna sempre rispettare tutte le mod. Io quando dico che è brutta non intendo che è brutta che è fatta male, è brutta proprio l'originale, cioè io è una mod che non avrei mai fatto, cioè è una mod reale
che non avrei mai preso in considerazione, perché è brutto il mod, cioè è brutto proprio quello che la mod vuole rappresentare. Non è che è brutta la mod perché è fatta male, quando io dico mod brutte, mod inutili, non sto mancando di rispetto al lavoro del mod, perché le mod sono tutte da rispettare, in quanto comunque anche per modellare un lampione ci vuole del tempo e ci vuole di saperlo fare, insomma. Ma veramente, raga, quella roba lì, quel macchinario lì, no proprio, raga, veramente. Poi, ripeto, i gusti sono gusti, ma se pensate che io consideri una mod bella quella, insomma, non mi conoscete ancora, evidentemente, siete lontani dal conoscermi. Mamma mia, mamma mia. Allora, datemi un attimo che andiamo a fare un altro scarico. Credo che sia pieno però, così mettiamo l'operaio, noi intanto facciamo un altro scarico. Però datemi un attimo. Oh, no, è pieno, giusto? Accento, giusto? Giusto. Allora. Ok. Ok, messo l'operaio. Qualcuno mi ha scritto anche nei commenti, con la probabile presentazione del nuovo Farming a giugno saranno tutti a lavorare sul nuovo capitolo, quelli di Giants probabilmente intende, no? Non hanno messo di certo 300 persone a testare le mod e non le testano in ordine di bellezza. A parte che sempre sti difensori delle cause perse, non capisco perché ci devono sempre stare sti difensori delle cause perse. Io ora ovviamente non me la prendo con l'utente in sé, ma è un discorso generale, perché è da 3 anni che io dico che c'è un problema con le mod, è da 3 anni che c'è la moria dei mod, è da 3 anni che trovo gente che giustifica questo. È da 3 anni che vi dico che il reparto modding è differente da chi lavora al gioco. Ce l'ha detto Peppe, ce l'ha detto l'Ambassador, non è che ce l'ha detto Topolino e Pippo. Quindi sono dei team differenti. Quindi dire che escono poche mod perché stanno tutti a lavorare al prossimo capitolo è una minchiata. Non è vero, non è vero. Sono team differenti. Poi non hanno messo 300 persone a testare le mod. È un'altra cosa che lascia il tempo che trova. Perché per testare 4 mod al giorno, 4 mod al giorno, le testa anche una persona singola 4 mod in puzza che escono. E poi questa è una cosa che io sto dicendo da 3 anni, bisogna mettere più persone al reparto modding, perché su Farming è più importante la mod che il nuovo capitolo. Quindi se sul nuovo capitolo ci lavorano in 20, il reparto modding devono essere almeno in 10, la metà. Perché le mod sono l'anima, la linfa del canale. Infatti proprio quello noi stiamo dicendo. Un'altra cosa, non le testano in ordine di bellezza. Altra cosa che va sistemata, che io lo sto dicendo da una vita. Le mod non vanno testate in ordine come me le mandano, ma in ordine di utilità. Non potete far uscire 47.000 mod inutili, posizionabili, e un trattore ogni 6 mesi. Bisogna che, cioè, avete 10 trattori, almeno 5 li fate uscire in una settimana, quindi non vanno testati in ordine che arrivano di bellezza, ma vanno. Sono tutte cose che ho detto da una vita. Quindi quando leggo certi commenti capisco che ho qualcuno che mi segue da poco, o che non mi segue per niente, o mi segue a strozzi e bocconi, da me si dice, cioè a salti proprio. Io quando leggo questo tipo di messaggi qua mi cascano un po' le braccia. Ripeto, non ce l'ho con l'utente che l'ha fatto, ma è una tipologia dei messaggi che fa capire che spesso siete difensori delle cause perse, insomma. E sta cosa un po' mi fa cascare veramente le braccia. E poi ripetete cose che ho detto 7 milioni di volte. Vabbè, comunque, finito l'angolo della polemica, stavo cercando di rispondere a qualche messaggio che ho visto. Land of Italy su console. Non lo so, ragazzi, non è che se me lo scrivete sotto tutti i video allora lo so, Non lo so, vedete a dedo, non lo so. Non lo so, non lo so. Io ho fatto il mio pronostico. Finché non esce la mappa tedesca, io dubito che vedrete la mappa Italia o la Land of Italy, chiamatela come vi pare, su console. Finché non esce la mappa tedesca, ripetete con me. Finché non esce la mappa tedesca,
dubito che vedrete la Land of Italy su console, perché Edo 1 è, se sta lavorando a un progetto, non credo che si possa sdoppiare. Poi questa è la mia opinione, per saperne di più chiedete ad Edo, non dovete chiedere a me, perché io se so qualcosa ve la dico. Se in un mod news non vi dico niente, se non faccio video vuol dire che non ne so niente. È inutile scrivere la stessa cosa su 75 messaggi. Ok, dai, più o meno credo di aver risposto a tutti i messaggi a cui volevo rispondere. Allora, datemi un attimo che torno. Volevo tornare un attimino al panificio. Volevo tornare al panificio che abbiamo affittato. Eccolo qua. Così da chiudere qua. Allora amici, mi raccomando, io vi aspetto live anche sulla piattaforma Viola tutte le mattine e tutte le sere. E se avete Amazon Prime, vi ricordo che basta un abbonamento Prime per aiutare tantissimo il canaletto, quindi grazie, lasciate un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!